Innanzitutto vi ringrazio per essere venuti, per aver accolto l'invito a partecipare a questa conferenza stampa. Ovviamente il motivo per cui l'ho indetta è perché in questi primi 6-7 mesi di consigliatura che sono appena trascorsi, ci sono stati una serie di eventi che hanno interessato la vita dell'amministrazione comunale e hanno un po' riguardato anche il mio ruolo di consigliere comunale, motivo per cui ho pensato di convocare una conferenza stampa nella quale poter esprimere alcune considerazioni, valutazioni politiche e quindi fare un confronto anche con voi giornalisti e in generale con la città di quanto è avvenuto sinora dall'inizio della consigliatura. Io prima di iniziare volevo semplicemente sottoporre all'attenzione di tutti quanti voi che il 30 gennaio scorso feci una richiesta al sindaco di utilizzo dell'aula consiliare per poter tenere appunto in quella sede la conferenza stampa. Gli scrissi ufficialmente, e ve lo leggo testualmente, breve: io sottoscritto Pasquale Frattasi in qualità di consigliere comunale chiede alla signoria vostra l'autorizzazione all'utilizzo dell'aula consiliare per mercoledì 8 febbraio 2012 alle ore 18:30 al fine di poter svolgere una conferenza stampa aperta alla partecipazione dei cittadini. L'occasione era gradita per porgere distinti saluti. Protocollato ufficialmente, il giorno successivo, il 31 gennaio, ricevo la risposta del sindaco, che è un dinigo, dove leggo in riferimento alla sua richiesta numero 000-1511 del 30 gennaio 2012, si ritiene non poter accogliere tale domanda per difetto di motivazione del programma, così come previsto dal vigente regolamento comunale per l'uso delle sale comunali per riunione. L'occasione è utile per porgere distinti saluti. Non ho nulla da dire al riguardo, volevo però semplicemente sottoporre la vostra attenzione che pensavo che in qualità di cittadino e magari anche di consigliere comunale ci fossero i presupposti per poter tenere nell'aula consigliare una conferenza stampa. E mi faceva piacere potervi far sapere che c'era stata questa richiesta e purtroppo non aveva avuto esito positivo. Detto ciò, vi riferisco ovviamente di alcune cose che sono successe anche un po' nell'immediato, perché io ho avuto recentemente una serie di distinguo che ho reso pubblico attraverso alcuni atteggiamenti che ho assunto anche in Consiglio Comunale e rispetto ai quali ho dovuto prendere delle decisioni anche per quanto riguarda il mio ruolo di segretario cittadino dell'UDC. Infatti vi comunico ufficialmente che ho rassegnato le dimissioni da segretario cittadino dell'UDC di Capua. Questo perché ovviamente c'è stato a mio avviso l'emergere di una posizione non conciliabile tra i vari rappresentanti del partito, per cui ho ritenuto opportuno non essere più l'elemento di sintesi del partito, perché il segretario di un partito è anche un po' una figura di sintesi. Ho preso alcune posizioni che ovviamente non sono state posizioni condivise da tutti, ragion per cui con la segreteria provinciale ne ho parlato e ho appunto rassegnato le dimissioni. Dimissioni che sono state accettate e nel contempo mi è stato anche riferito che posso ovviamente continuare a ritenermi una espressione dell'UDC, perché ovviamente credo nell'UDC, credo nel progetto politico che porta avanti l'Unione di Centro, per cui rimango nell'area politica in cui mi trovavo, non c'era infatti alcun intendimento di altro tipo alla base delle mie scelte, quindi sono un consigliere comunale dell'UDC e continuerò il mio impegno in quest'area politica e ovviamente anche nell'area politica dei circoli liberal che animano il dibattito all'interno del mio municipio. Ci sono una serie di aspetti della vita amministrativa che mi hanno indotto a farmi sentire ripetutamente attraverso gli organi di stampa, attraverso voi giornalisti qui presenti, e hanno riguardato una serie di ambiti della vita amministrativa, l'aspetto del economico-finanziario dell'amministrazione comunale, come l'aspetto che riguarda l'impianto, l'eventuale impianto per il trattamento dei rifiuti, come l'ambito dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Infatti anche recentemente ho avuto modo di esternarlo attraverso alcuni interventi che ho fatto io direttamente su alcune testate locali.
Volevo chiarire meglio e più compiutamente il mio punto di vista su questi argomenti e poi eventualmente su altri, anche sulla base eventualmente di vostre sollecitazioni. Ho affrontato questa nuova esperienza, per me è la prima volta che ovviamente rivesto il ruolo di consigliere comunale, ho affrontato questa esperienza e continuo ad affrontarla con grande ovviamente, entusiasmo, passione, dedizione. E ovviamente ho riscontrato quello che un po' magari già si sapeva, si percepiva nell'aria, quella di una situazione che non è chiaramente semplice dal punto di vista dei conti pubblici. Infatti abbiamo un comune di Capua che manifesta delle sofferenze dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dell'indebitamento. È noto a tutti che nel mese di settembre dello scorso anno c'è stato anche un consiglio comunale ufficiale nel quale è stata anche sancita la deficitarietà strutturale dell'ente, quindi questo sta semplicemente a significare che c'è un ente finanziariamente in sofferenza, c'è un elevato indebitamento, c'è un problema anche dal punto di vista delle entrate, cioè del recupero delle entrate tributarie locali e non solo. Ora, io di fronte a questo aspetto della vita amministrativa ho sostenuto sin da subito e continuo a sostenere che bisogna agire con celerità affinché questa situazione possa essere ridimensionata nel suo ammontare complessivo, perché l'indebitamento è di milioni di euro, quindi è un indebitamento consistente. È un indebitamento che rischia di aggravarsi ulteriormente se non viene affrontato con tempestività. Basti pensare che sono quasi quotidiane le azioni esecutive che vengono fatte dai creditori, pignoramenti, atti esecutivi in generale che vengono ovviamente avanzati a danno del comune per crediti vantati che non sono stati riscossi. Io su questo argomento ho proposto, non essendoci grandissime soluzioni a portata di mano o come dire, che danno la possibilità di una risoluzione nell'immediato, ho proposto un censimento preciso del debito, quindi andare a censire e a conteggiare in maniera precisa il debito del comune di Capua e rispetto ad esso fare un piano di rientro, un piano di ridimensionamento e ripianamento del debito. In che senso? Quantificato il suo esatto ammontare, noi possiamo ovviamente dialogare con i creditori, per certi versi un po' come avviene anche un po' in tutti i casi della vita, anche in ambiti privati, e andare ad individuare in tutti i casi possibili delle soluzioni transattive con i creditori dell'ente. Soluzioni transattive che porterebbero a mio avviso due benefici. Un primo beneficio: in molti dei casi, quando si fa una transazione, c'è anche una riduzione del debito nel suo ammontare totale iniziale, perché ovviamente spesso si addiviene anche ad una decurtazione del suo ammontare complessivo. E poi la transazione può prevedere un pagamento in più soluzioni, quindi un ripianamento nel tempo del debito. Questo che cosa consentirebbe? Consentirebbe di ridurlo nel suo ammontare totale complessivo, come dicevo prima, e di poterlo spalmare in un arco temporale tale da renderlo più sostenibile per le casse comunali. Questo ovviamente da fare di concerto con i creditori in tutti i casi in cui la legge ce lo consente e da fare anche in considerazione di quelle che sono le entrate che il comune sistematicamente registra nell'arco di ciascun esercizio. Quindi posto pari a 100 le entrate, tolte dai 100 le risorse che vanno necessariamente destinate ai servizi indispensabili, si può ragionare sulla quota parte residuale, una parte di essa da destinare al ripianamento del debito. E questa era una soluzione che io avevo auspicato, avevo anche proposto al sindaco, al capo dell'amministrazione, e auspico anche in questa sede, ancora adesso, che possa essere presa in considerazione e attuata, diciamo con grande attenzione, con straordinarietà, proprio perché la situazione è straordinaria e quindi è necessario che si agisca con straordinarietà. Detto ciò, il tema dell'indebitamento, quindi il tema più diciamo, strettamente legato alle uscite, ovviamente è collegato alle entrate, perché le entrate sono un po' complementari ovviamente alle uscite, all'indebitamento.
noi soffriamo anche sul fronte delle entrate un'evasione dei tributi locali e quindi una scarsa capacità di recuperare entrate erariali accertate e magari anche in qualche circostanza. Io sono convinto, per alcune valutazioni fatte appunto all'interno del Palazzo Municipale, che ci possano essere margini per accertarne di ulteriori di entrate e quindi andare anche a individuare nuove entrate ad oggi non accertate. Su questo fronte noi dobbiamo intervenire in maniera altrettanto, come dire, incisiva, attraverso un supporto che secondo me dobbiamo dare agli uffici comunali. Ci sono gli uffici comunali preposti a questo tipo di attività che devono vedere la parte politica, l'amministrazione dell'ente intenzionata in maniera molto, come dire, seria a risolvere o a iniziare il percorso di risoluzione del problema anche dal punto di vista dell'entrata. Su questo aspetto una delle soluzioni per me è quella di rafforzare gli uffici in termini di impegno di risorse umane a disposizione. Avevo individuato una soluzione di facilissima attuazione e anche economicamente, come dire, affrontabile. Esiste una convenzione che ha fatto l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, la sezione giovani della provincia di Caserta, con l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sempre della provincia di Caserta. Questa convenzione che cosa prevede? Prevede la possibilità per i praticanti professionisti, che sono appunto nel percorso di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, di poter svolgere il tirocinio professionale presso gli enti locali, con il grande vantaggio del decorso delle ore al pari di quanto avverrebbe nel caso del praticantato presso studi privati. In questo caso che cosa avremmo? Avremmo delle risorse qualificate da impegnare a supporto ovviamente dei funzionari e degli impiegati dell'ente e nello stesso tempo andremo anche ad accelerare sul fronte dell'accertamento dei tributi, della riscossione dei tributi, della contabilizzazione e valorizzazione del patrimonio e daremmo anche una possibilità non di poco conto a queste figure professionali di svolgere appunto, di fare un'esperienza professionale secondo me significativa presso un ente locale, quindi a contatto con la contabilità pubblica. Questa soluzione ad oggi che ho più volte auspicato nemmeno purtroppo l'ho potuta, come dire, constatare nei fatti, quindi realizzata o approntata. E auspico anche che questa venga riconsiderata e possa essere attuata perché potrebbe essere un valido ausilio. Oltretutto sarebbe un ausilio a costo zero praticamente, perché la convenzione la si recepisce con una semplice delibera di giunta. Questo è un po' l'ambito economico-finanziario, la situazione ad oggi del comune dal punto di vista economico-finanziario. Ovviamente bolle in pentola anche altro, molto altro. Infatti recentemente la città di Capo è balzata un po' all'attenzione della cronaca per quanto riguarda un altro aspetto che è quello relativo all'impianto, all'eventuale realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti. Io su questo argomento ho avuto delle difficoltà come consigliere di maggioranza, quale ancora oggi continuo a ritenermi. Perché avrei voluto che questa questione fosse stata affrontata in maniera diversa da come è stata affrontata. Premetto che non sono un tecnico della materia, quindi ovviamente non ho competenze in questa materia, per cui faccio ragionamenti più politici che tecnici, perché non è il caso di farne io in prima persona almeno. È una decisione per me straordinaria, una decisione che segnerebbe le sorti della città. Sarebbe stato meglio, secondo me, affrontarla con la partecipazione attiva dei cittadini, anche perché ho avuto modo in questi giorni, documentandomi un po' a destra e a manca, di scorgere anche una norma,